Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi parleremo di light painting. Il light painting, che significa dipingere con la luce, è una tecnica fotografica che si utilizza per illuminare i nostri soggetti che vogliamo fotografare con una fonte di luce mobile, che può essere una torcia, una striscia LED, una lampadina, qualsiasi cosa che sia mobile, che è gestita direttamente da noi, sia per la potenza luminosa e sia per il movimento, e che andrà ad illuminare quello che noi vogliamo fotografare. Ovviamente il light painting è una tecnica molto divertente che può essere utilizzata anche per fare altre cose, come delle scritte oppure delle immagini creative, luminose, con colori differenti. Oggi vedremo passo passo come fare una fotografia di still life utilizzando la tecnica del light painting e utilizzeremo questa piccola torcia LED. Qui sotto al mio set, qui c'è una fotocamera sul cavalletto che è già puntata su un soggetto che è praticamente un giocattolo. Illumineremo questo giocattolo per avere questo risultato. Quindi adesso vi farò vedere che cosa ho fatto per arrivare a questo tipo di risultato. Vi seguirò passo passo e vi farò capire come sfruttare al meglio la tecnica del light painting. Eccoci qua ragazzi, allora questo è il nostro set, io mi sono messo ad altezza 7. Qui c'è la nostra fotocamera è puntata sul nostro soggetto e con questa luce, questa lampadina LED, noi andremo ad illuminare il nostro soggetto. Ovviamente questa è una tecnica che si fa completamente al buio. Allora, l'impostazione della mia fotocamera è di... io metto sempre ISO 100. Come ho detto anche nei miei video su Smart Photography, utilizzo l'ISO 100 perché voglio il meno rumore possibile e perché è l'ISO nativa della macchina fotografica. Quindi è quella che mi dà la qualità maggiore. Il tempo di esposizione è un tempo di esposizione ovviamente lungo, perché deve darci la possibilità di avere il tempo di illuminare il nostro soggetto. Ho messo un F8 di apertura del diaframma per non esagerare troppo, né portarlo a F4 né portarlo a F14, ho messo un'apertura media. Lo scatto ritardato di 2 secondi, nel momento in cui io sento lo scatto comincio a illuminare il mio soggetto. E ovviamente l'impostazione è manuale. Ho messo a fuoco in modo automatico, dopodiché ho tolto la messa a fuoco e l'ho messa manuale in modo che la messa a fuoco mi rimane sull'oggetto come si fa abitualmente con gli still life, e ho tolto anche lo stabilizzatore d'immagine. Quando si ha la fotocamera sul treppiede, lo stabilizzatore d'immagine va tolto. Perché? Perché lui non fa altro che compensare il movimento. Se non trova il movimento comincia a fare delle prove spostando le lenti, e purtroppo questo ci può portare ad avere una mancanza di nitidezza o un micromosso piuttosto che il contrario, cioè che lo stabilizzatore comunque ci aiuta ad avere un'immagine nitida e non avere il micromosso proprio all'interno della nostra fotografia. In questo caso, quando c'è il set su treppiedi, ricordate che questa cosa va sempre tolto. Quindi ho la fotocamera completamente in manuale e l'obiettivo completamente in manuale. Ho settato i parametri in manuale 10 secondi, F8, ISO 100 con lo scatto ritardato. La prima cosa che dovete fare è fare uno scatto di prova completamente al buio, senza illuminazione, e la foto deve venire completamente nera. Dopodiché fate lo scatto muovendovi con la vostra fonte di luce mobile verso il soggetto. Mi raccomando, una cosa molto importante: la lampadina, quella che io sto utilizzando, verrà rivolta sempre verso il soggetto, non deve essere mai rivolta verso la fotocamera, anche perché se io illumino il soggetto e giro di qualche grado la lampadina, la torcia elettrica, verso la fotocamera, ovviamente la fotocamera registrerà questo pezzo di luce. Allora, la cosa migliore è tenere sempre la torcia all'esterno dell'angolo di campo della fotocamera. Questa è la cosa migliore. Però se dovessimo per sbaglio entrare nell'angolo di campo della fotocamera, io l'angolo di campo è molto stretto, arriva più o meno
proprio a grandezza al soggetto, dobbiamo sempre tenerla rivolta verso il soggetto. Questa è una tecnica che si utilizza molto con gli still life, ci sono molti fotografi che utilizzano questa tecnica e io personalmente a volte la utilizzo perché mi dà la possibilità di concentrare la luce nei punti in cui mi interessa di maggiore interesse per la fotografia. Adesso faccio una cosa, spengo tutte le luci, abbasso la persiana, ho dovuto mettere un telo nero qui perché non riesco ad arrivare proprio al buio completo e poi facciamo uno scatto di prova. Ovviamente quello che vedrete voi nell'immagine sarà soltanto dei bagliori di luce perché ci troveremo completamente al buio. Eccoci qua ragazzi, allora io mi trovo, ora ovviamente voi non mi vedete ma guardate, non so se si vede molto, ecco qua, praticamente io ho messo la fotocamera davanti al soggetto che io andrò a illuminare in modo che voi avrete la possibilità di vedere quello che io faccio, cioè il punto in cui illumino. La mia fotocamera sta impostata, come vi ho detto, a 10 secondi, F8, ISO 100, ho puntato le immagini ed ora parto con la mia fotografia, ovviamente sentirete lo scatto. Ok, allora adesso io illumino, ovviamente non bisogna mai esagerare perché se esagerate potreste ritrovarvi con dei punti. Eccoci qua, vedete, questa è la foto, questo è il risultato in soli 10 secondi. Io ho illuminato il soggetto con la mia torcia e soltanto il soggetto è venuto illuminato come se ci fossero più punti luce. Ovviamente noi possiamo concentrarci anche su dei punti in particolare, per esempio potrei puntare la mia torcia sopra i fari, questo mi darebbe la possibilità di far sembrare che i fari possano essere accesi in questo modo. Vedete, questa è un'altra immagine. Eccoci qua. Ogni volta, ad ogni sessione, noi possiamo avere delle immagini completamente diverse. Ma non è finita qui. Come ho detto prima, noi con il light painting possiamo anche creare delle fotografie molto, un po' più artistiche. Immaginate di avere davanti a voi una tela completamente nera e in mano avete una popoletta di vernice spray bianca, gialla, verde o del colore che volete. Beh, più o meno è lo stesso. Che cosa facciamo? Noi prendiamo una torcia, vedete? Ora mi avvicino per farvelo vedere. Prendiamo questa torcia, ci mettiamo davanti un pezzo di carta, un foglio. Io per esempio sto utilizzando un pezzettino di carta adesiva gialla. Aspettate che sto cercando di... Ecco qui. Potete utilizzare un pezzo di cartone, potete utilizzare un foglio di carta, quello che volete. Dopodiché la accendete e avrete praticamente la vostra bomboletta spray. Il sensore ovviamente catturerà tutto ciò che è luminoso e che gli passerà davanti. Quindi possiamo, con questa tecnica, possiamo creare dei disegni strani davanti al nostro obiettivo, oppure creare delle scritte, o altrettanto fare dei disegnini. Un omino o qualsiasi altra cosa. Vedete, con il light painting non c'è limite alla creatività, quindi potete fare tutto ciò che volete e imparerete molto a capire la luce e come si propone nei confronti degli oggetti. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi ho fatto vedere più o meno come funziona il light painting. Ricordiamo la base, cioè fotocamera su treppiede, tutto in modalità manuale, circa 10 secondi, 10, 15, 20, quello che vi serve a voi per illuminare il vostro soggetto, oppure per fare le vostre scritte, i vostri disegni, quello è una cosa che deciderete voi. Tenete un diaframma, anche quello a seconda di come vi serve, mettete F7, F8, poi se vedete che la foto magari è scura, anche l'immagine, la luminosità della torcia, non è troppo forte, magari cercate di utilizzare un diaframma un po' più aperto. Se invece riuscite comunque sia a rappresentare quello che volete, potete utilizzare quello o addirittura un diaframma più chiuso.
utilizzate ovviamente sempre ISO 100, io è una cosa che suggerisco perché essendo l'ISO nativa, anzi utilizzate l'ISO nativa della macchina fotografica per essere più precisi, nel mio caso è 100, in alcuni casi è 200, in altri casi 64 addirittura, vi darà la possibilità di avere una fotografia con una qualità maggiore. E togliete lo stabilizzatore, scusate, guardo la fotocamera e penso, togliete lo stabilizzatore, inquadrate il soggetto, dopodiché mettete tutto al buio, oppure se non sapete e state completamente, immaginate che volete fare questa cosa in un bosco dove state completamente al buio, potete farvi aiutare da una persona, diciamo queste sono le tecniche di messa a fuoco al buio, potete farvi aiutare da una persona che va magari all'altezza di dove voi vorrete disegnare con la vostra torcia e tenere la torcia in mano o illuminare se stessa in modo che voi mettete a fuoco la persona, oppure se state da soli potete illuminare un soggetto a quell'altezza, mettere a fuoco e poi mettere in fuoco in manuale. Diciamo queste sono le tecniche che vengono utilizzate maggiormente per la messa a fuoco in scarse condizioni di luce. Beh ragazzi, io penso di sì, penso di avervi detto tutto. È una tecnica che vi dà la possibilità di essere molto creativi, l'unico limite è la vostra creatività. Quindi io vi auguro come sempre buone prove, buona luce, se il video vi è piaciuto mettetemi un like, se ci sono delle domande fatele nei commenti, senza dubbio che vi risponderò, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e buona giornata a tutti, ciao ciao!